Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Dinà, figlia di Giacobbe e di Lia. Oltre ai 12 patriarchi, eponimi delle 12 tribù di Israele, Giacobbe generò da sua moglie Lia anche una figlia, Dinà. Di lei ci informano esclusivamente il breve passo di Genesi 30 che racconta la sua nascita, settima e ultima dei figli di Lia, e l'intero capitolo 34 del libro della Genesi che descrive la sua storia infelice. Dinà, il cui nome è etimologicamente connesso con il tema della giustizia, uscì un giorno per incontrare le altre ragazze del paese. Con questa nota leggiadra comincia il racconto che la riguarda. Mentre la ragazza è fuori dalla sua casa, la vede Sichem, figlio di Camor l'Eveo, principe del paese, che la rapisce e si unisce a lei. La giovane subisce dunque una violenza carnale e di questa anche Giacobbe viene subito a conoscenza. Ma Sichem, chiarisce il testo, rimase legato a lei, la amò e la confortò, chiedendo al padre di ottenerla in sposa per lui. Così Camor si recò a casa di Giacobbe per chiedere in sposa la ragazza. Ma i figli del patriarca, fratelli della giovane, saputo l'accaduto, si indignarono molto, perché Sichem aveva commesso una violenza contro Israele, non solo contro la giovane. C'era poi un'altra questione. Sichem non era un ebreo, ma un eveo, dunque non faceva parte del popolo della promessa. I fratelli di Dinà, allora, imposero a tutti i sichemiti di circoncidersi, affinché fosse possibile stringere un accordo matrimoniale tra i due popoli e procedere all'unione interetnica. Camor, in nome dell'amore che suo figlio nutriva per la giovane Dinà, acconsentì e ottenne il benestare di tutto il suo popolo. Così tutti i maschi evei accettarono di farsi circoncidere. Ma si trattava di un inganno. A questo punto, infatti, due dei fratelli di Dinà, Simeone e Levi, misero in atto un'astuzia. Approfittando dei postumi dolorosi della circoncisione, che impedivano ai sichemiti di difendere il loro paese, i due figli di Giacobbe entrarono nella città straniera e passarono di spada tutti i maschi, compresi Camor e Sichem, lo sposo della sorella Dinà. Così portarono via dalla casa di Camor la giovane e la ricondussero al padre Giacobbe, e poi procedettero al saccheggio della città. Ciò per vendicare Dinà, che a loro giudizio era stata trattata da Sichem come una prostituta. Il testo, che evoca questioni complesse, si conclude con l'intimo rammarico di Giacobbe. Egli rimprovera i suoi figli e afferma di essere stato da loro messo in difficoltà, di essere stato reso inviso agli abitanti del paese. E aleggia su questo racconto il nome di Dinà, la donna della giustizia, qui ridotta a oggetto delle contese maschili. Ella tace sempre e subisce ingiustamente la violenza di tutti, fratelli ed estranei.